Buongiorno amici, sono Antonio Turolla, sono un fotografo sportivo del Lazio. Qualcuno di voi mi conosce perché mi trova in pista il sabato e la domenica, mi alleno con voi e faccio anche le foto. Il mio lavoro è pubblicato su Facebook, Turolla Fotosport. Oggi non siamo in pista, siamo tutti bloccati a casa per il problema del coronavirus. Allora, invece di fare le foto, ho pensato di fare un piccolo video tecnico. Faccio questo video come se fossimo al bar e stiamo chiacchierando su un argomento interessante, almeno dal mio punto di vista. Oggi vi parlerò dell'interasse e dell'avancorsa di una moto da fuoristrada. Come si cambia, che tipo di influenza ha sul modo di guidare e quando va cambiato e quando no. Spero che questo piccolo video possa dare l'opportunità a chi già conosce l'argomento di approfondirlo, di avere uno spunto per approfondirlo meglio, e chi eventualmente è alle prime armi di prendere atto di un setting importantissimo per la qualità e il rendimento della guida in pista. Partiamo pertanto con una piccola scheda tecnica per quanto riguarda che cosa è l'avancorsa e che cos'è l'interasse. Rieccoci qui. Dunque, allora, identifichiamo queste due misure. Partiamo con l'avancorsa, che è l'aspetto più interessante del setting. L'avancorsa è una porzione di terreno individuata dalla verticale del perno della ruota anteriore portato a terra e dalla prosecuzione di un asse che passa all'interno del canotto dello sterzo, perfettamente al centro del canotto dello sterzo, che scende verso il basso fino a incrociare il terreno. Questo spazio, questo tratto di terreno individuato dalla verticale del perno della ruota anteriore e dal proseguimento, si chiama avancorsa. L'avancorsa è definito nella sua maggior dimensione dall'inclinazione del canotto dello sterzo ed è il produttore della moto che determina in base all'inclinazione del canotto dello sterzo quanto più avancorsa dare o quanto meno in base alla caratteristica della moto. Una moto stradale fatta per andare esclusivamente su tratti lineari e una Gran Turismo può avere un'avancorsa abbastanza elevata per essere stabile. Una moto molto sportiva invece deve avere un'avancorsa ridotto. Perché? Perché l'avancorsa determina in modo fondamentale e importantissimo l'agilità della moto. In modo semplice, poca avancorsa, moto molto maneggevole, tanta avancorsa, moto stabile ma difficile da curvare. Il secondo aspetto importante per il setting ciclistico della moto è l'interasse. L'interasse è sostanzialmente la proiezione a terra dei perni delle ruote anteriore e ruote posteriore che determina una lunghezza. Questa lunghezza determina il valore chiamato interasse. Anche in questo caso l'interasse è stabilito in modo principale dal produttore del veicolo, che farà un interasse lungo per una moto Gran Turismo stradale, un avancorsa abbastanza corto per una moto scattante da pista dove ci sono veloci cambi di direzione. Pertanto ogni moto avrà nell'interasse la sua principale caratteristica di natura o sportiva o Gran Turismo. Definiamo perché è importante l'avancorsa e l'interasse. Parliamo di un setting un pochino avanzato per quanto riguarda la messa a punto della moto. Ogni pista preferisce un determinato avancorsa e interasse, altre preferiscono un altro avancorsa e un altro interasse. È molto importante se voi fate gare a un buon livello, perché questa caratteristica modificata nel modo giusto vi fa recuperare un secondo a giro, se non di più. Io ho fatto molti test e cambiando molto interasse e avancorsa perdo un secondo e mezzo a giro. Non sono un pilota performante, non sono un pilota
che fa gare, pertanto il mio test potrebbe non essere particolarmente efficiente. Ma vi invito a fare prove e fare delle verifiche voi stessi, perché questo mio filmato serve soltanto per darvi uno spunto di riflessione, per fare dei test, delle prove, per verificare voi stessi le cose che sto dicendo. Partiamo innanzitutto sulla prima modifica che noi possiamo fare per quanto riguarda l'avancorsa. Dunque, la modifica più semplice da fare per l'avancorsa è cambiare l'altezza di sfioramento dei foderi dalle piastre della forcella. È un'operazione semplice che potete farla direttamente in pista. Allora, mettiamo che voi siete su una pista corta dove avete tanti cambi di direzione, brevi rettilinei seguiti da curve molto strette, ci sono delle piste così. Pertanto abbiamo bisogno di una moto particolarmente maneggevole. In questa tipologia di pista sarà preferibile avere un'avancorsa ridotta per avere un'inclinazione del canotto dello sterzo inchinato in avanti, in modo che la moto sia particolarmente agile nel cambio direzione. Come fate a ottenere questo avancorsa ridotto facilmente? Semplicemente sfilando le forcelle dal vostro fodero. Voi partirete con una posizione intermedia definita dal libretto della vostra moto. Sul libretto di istruzione della vostra moto c'è scritto la posizione basica. Da quella posizione basica sfilerete la forcella di 6-7 mm, che è grosso modo il massimo, poi dopo la forcella sbatte sul manubrio, per avere il massimo accucciamento in avanti del vostro avantreno. In questo modo avrete un'avancorsa ridotta e contemporaneamente, accucciando la moto in avanti, avrete anche un interasse ridotto. Abbiamo visto come modificare l'interasse, l'avancorsa, facilmente sfilando le forcelle, ma c'è un altro metodo per rendere la moto più maneggevole ed è quella di ridurre ulteriormente l'interasse. Come fate a ridurre l'interasse? È molto facile cambiando la ruota posteriore, mettendo una ruota posteriore con una catena, con una corona più grande. La corona più grande mangia catena, pertanto voi dovete, per mantenere il tiro catena corretto, dovrete portare il perno della ruota posteriore in avanti, perché il tiro catena è uno, cioè il gioco che voi dovete mantenere per la catena è sempre lo stesso. Pertanto, montando una corona più grande, la ruota deve essere portata avanti, l'asse, l'interasse viene ridotto e a questo punto avrete una moto accucciata in avanti, un asse ridotto, un interasse ridotto, la moto sarà ultra maneggevole, arrivate in curva e girate su un fazzoletto. È chiaro che appena prendendo un rettilineo la moto può tendere a scodare, in uscita delle curve dovete tenerla perché tenderà a girarsi perché è diventata corta, ma se siete in una pista stretta riuscirete a sfruttare al meglio la vostra moto. Bene, abbiamo appena adesso parlato dell'avancorsa corta, dove noi sfruttiamo un interasse corto, marce corte, per lavorare in modo comodo all'interno di una pista stretta. Adesso invece parliamo di una pista che troviamo lunga. In questo caso dovete avere una moto lunga, stabile, con un notevole avancorsa. Per fare in questa cosa, fare questo tipo di setting, dovete fare l'opposto dell'avancorsa ridotto. Dovete pertanto sfilare le forcelle il più possibile, sempre partendo dalla posizione basica, ossia da quella posizione che è definita dal vostro libretto di istruzione della moto. Dovete sfilare la forcella il più possibile, in modo da portarla nel più basso della posizione. A questo punto avremo sfilato le forcelle, l'avantreno si alza, l'inclinazione del canotto dello sterzo aumenta verso l'avanti, abbiamo un'avancorsa maggiore e contemporaneamente abbiamo un interasse maggiore. Dunque, allora abbiamo affrontato
i due aspetti dell'avancorsa e dell'interasse. Con queste due schede li riassumiamo velocemente. Pertanto, un interasse maggiore, un'avancorsa maggiore, più stabile, più veloce, nel senso che quando siete su un rettilineo la moto si autoraddrizza e mantiene una direzione migliore. Più efficienza nella frenata: quando siete in fondo a un rettilineo, l'avancorsa, la forcella più aperta in avanti, consente una frenata più efficiente, più forte. Eccellente accelerazione dall'uscita: avendo la moto lunga e avendo la forcella abbastanza sbalzata in avanti, vi consente di avere una moto lunga, e quando accelerate diminuite l'effetto di impennata. Di contro, una moto con questa configurazione sarà meno maneggevole, perché è una moto più lunga, è difficile fare le curve, perché avendo l'avantreno lungo, quando siete in frenata non si accuccia abbastanza in avanti. L'inserimento nelle curve lente sarà faticoso, perché avendo la moto alta davanti sarà più complicato. Di contro, e queste le forcelle tutto giù, pertanto forcelle a filo piastra, la moto è lunga. Contrario, forcelle sfilate. Qui viene esagerato per far capire la differenza, in realtà non è che sfilate le forcelle in questo modo, è sempre quel valore di 6-7 mm rispetto al basico definito dalla moto che voi avete dal libretto. Per conto, allora, delle forcelle sfilate avremo maggiore maneggevolezza, la moto è più veloce a girare, più facile fare le curve, arrivate in curva girate molto facilmente, inserimento nella curva agile, perché quando arrivate in frenata la moto si accuccia molto davanti e riuscite a entrare bene. Contrario, meno stabilità sul veloce, avendo la moto corta è più facile che perda la direzione, anche la forcella puntata in avanti, la ruota anteriore sbacchetta molto facilmente. Meno bene la frenata, la moto corta, quando arrivate in frenata al posteriore tende a sollevarsi, inoltre avete l'avantreno puntato in avanti, la moto tende a impuntarsi. Meno trazione in accelerazione, avendo la moto corta, appena date il gas la moto tende a impennarsi. Queste caratteristiche devono essere esclusivamente un punto di partenza, in modo che voi quando entrate in pista fate i vostri setting e le vostre modifiche, in modo che potete con il cronometro verificare se effettivamente la vostra guida risente e viene modificata da queste modifiche. Fate test, provate, registrate su un piccolo manuale effettivamente i risultati, perché poi in gara vi troverete già il lavoro fatto, nel senso che se voi vi allenate su una pista, modificate due o tre parametri e vi accorgete che recuperate un secondo, il giorno della gara saprete già in che modo intervenire sul setting della moto in modo da avere le prestazioni migliori in assoluto. Mi raccomando, fate prove, fate test, scrivete quello che ottenete. Se volete, al di sotto del video fate i vostri commenti, che sarà un piacere avere un dialogo con voi per poter prendere anche i vostri spunti e le vostre critiche costruttive. Grazie da Antonio Turolla, arrivederci.